Massimo. Mister, il nuovo complimenti per la prestazione anche per l'interpretazione della partita. Perché la prima finalità di partita abbiamo visto un Arellino Flamengo rimbante. Si sente però questa sera un po' defraudato da quella che è stata la direzione arbitrale. Perché negli episodi dubbi, incredibilmente per me è dovuto il VAR. E qui stiamo andando proprio di episodi anche abbastanza gravi. Soprattutto sul filo dell'equilibrio sono episodi che possono spostare la qualificazione. Allora, non entro negli episodi, nello specifico, in quelli dove c'è stato la traversa e la linea, perché avrei bisogno di riguardare le immagini e non l'ho fatto, anche se mi è stato detto che quella di Gori nel secondo tempo era dentro. Ma non entro in questo. Io ho preso anch'io un'ammonizione, e l'ammonizione che ho preso l'ho presa perché non mi era piaciuta la direzione dell'arbitro in tutte le situazioni, in tutte le interpretazioni che ha dato, perché il Vicenza ha fatto sistematicamente fallo tattico, e se le vado a contare vado oltre i 18 falli, dove perlomeno una ammonizione andava a spesa, perlomeno. Poi, entrando nello specifico, in quelle situazioni delle ammonizioni, ce n'era una dove Greco ha rischiato la seconda ammonizione, e dove Ronaldo, che si è visto forse un po' meno, ma io ero lì vicino, era da ammonire. Allora, questa cosa qui mi ha portato chiaramente ad innervosirmi. Io non devo farlo, perché comunque devo trasmettere serenità, però devo essere franco e devo essere sincero nel dire che la direzione arbitrale non mi è piaciuta affatto. E gli ho detto ripetutamente che c'era bisogno di sicuramente di più personalità, c'era bisogno di una gestione diversa, di un'interpretazione diversa, perché poi anche nel fallo dove abbiamo rischiato di prendere gol, lo stesso fallo ricevuto non è stato fischiato due o tre volte a Paterno, una volta a Marconi. Allora questa cosa qui non mi sta bene, non mi sono mai lamentato, lo sapete, mi conoscete, però dico, a volte bisogna avere anche rispetto per chi è da questa parte, per chi si siede qui e che lavora ogni giorno per tantissime ore per creare un qualcosa che possa poi portare al risultato finale, a vincere le partite. E allora, se non so ora chi debba intervenire, però nel momento in cui si decide di fare delle, perché poi si fanno anche le riunioni e quant'altro, allora queste riunioni cosa si partecipa a fare se poi ci si manda degli arbitri che non hanno quello spessore per poter avere una gestione di una gara così importante, così delicata, dove qualsiasi tipo di episodio, tutte le sfaccettature possono incidere su un risultato finale, su un lavoro che è iniziato 8 mesi fa e che può arrivare a un risultato diverso da quello che magari loro non ci danno. E questa è la cosa che mi ha portato ad avere un po' di nervosismo durante la gara. Ma ripeto, è un atteggiamento sicuramente sbagliato, ve lo sto spiegando il motivo per cui sono andato probabilmente sopra le righe, ma senza eccedere, perché poi alla fine non ho fatto nulla di male se non richiamare la sua attenzione, se non chiedergli di avere un po' più di gestione diversa e di interpretazione diversa da quella che aveva avuto fino a quell'istante. Punto.